meditare e essere. Oggi spesso si sente parlare di meditazione e nel senso comune del termine la si identifica con qualche tecnica o pratica. La meditazione invece è una condizione naturale dell'essere. Non è un'attività, qualcosa che si fa, ma qualcosa che si è. È pura consapevolezza, uno stato profondo di beatitudine che nasce quando si è in pace con se stessi e completamente immersi nel momento presente. È il tuo stato naturale di unione con l'essere, generalmente oscurato dalla mente. Con la pratica, questa sensazione di pace e quiete si intensifica. Infatti, non c'è fine alla sua profondità. Avvertirai anche una sottile emanazione di gioia sorgere dal profondo, la gioia dell'essere. Nella nostra vita siamo continuamente assorbiti da un'attività incessante di pensieri che ci portano nel passato o ci proiettano nel futuro, impedendoci di vivere il tempo presente. L'unico momento che abbiamo a nostra disposizione è il qui e ora, di cui si parla nelle discipline orientali, di cui parlavano già nell'antica Roma. Cogliere il momento presente è tutto ciò che ci serve per vivere consapevolmente la nostra vita. E se la tua consapevolezza cambia, anche tutto ciò che ti circonda cambierà. Che l'uomo sia molto più della sua mente e del suo corpo è ormai risaputo e confermato anche dalla scienza moderna. Oltre a costituire saggezza e spiritualità delle antiche tradizioni in ogni parte del mondo, possiamo dire di possedere una parte conscia, la mente cognitiva che conosce, esplora, apprende, e una parte inconscia, legata al corpo e alle nostre emozioni. È una parte spirituale, il nostro sé superiore. Incontrare se stessi significa non fermarsi solamente alla nostra parte conscia, ma decidere di ascoltare la nostra parte inconscia per poter arrivare al nostro sé, ovvero la nostra anima. L'incontro con il nostro essere, almeno comunemente, avviene passando attraverso le altre due parti, in quanto siamo totalità. Oggi sta crescendo notevolmente anche l'interesse dei medici verso le pratiche meditative. Test neurofisiologici avvalorano la loro importanza per il benessere psicofisico. Le ricerche hanno confermato che la meditazione rallenta la frequenza cardiaca, riduce l'insonnia, lo stress, scarica le tensioni e l'ansia, migliora la memoria e la capacità di apprendimento, ritarda l'invecchiamento. Al Buddha fu chiesto: cosa hai guadagnato dalla meditazione? E lui rispose: niente. Ma lasciatemi dire che cosa ho perso. Rabbia, collera, depressione, ansia, paura della vecchiaia, insicurezza, paura della morte. Durante gli anni ho avuto modo di sperimentare personalmente i benefici descritti sulla mente e sul corpo. Praticare regolarmente la meditazione mi aiuta a gestire i miei stati psicologici ed emotivi, e ne vedo continuamente i risultati nella vita quotidiana. Mi sorprendo ogni giorno nell'accorgermi di quanto sia cambiato il mio modo di concepire la vita e di vivere le mie emozioni.
Per esempio, non mi accade più di irritarmi come avveniva prima. Sono più rilassato, in pace e in armonia con me stesso e con gli altri. Tutto ciò è incredibilmente straordinario e mi colma di gratitudine. Le relazioni sociali sono migliorate notevolmente. La qualità dei rapporti ha una consistenza profonda. Anche a livello fisico mi aiuta a curare diversi disturbi. I medici concordano oggi sull'influenza devastante che un'emozione inconscia e implosa può avere sul corpo, causando diversi tipi di malattie, anche gravi. A facilitare il processo meditativo ci sono numerose scuole, tecniche di rilassamento, discipline orientali come lo yoga, il qigong, il tai chi, pratiche sciamaniche, esercizi fisici di vario genere, arte intuitiva, suoni, mantra, eccetera. Possiamo scegliere e usare il modo o la tecnica che sentiamo a noi più vicina. La meditazione è un processo di guarigione profonda a tutti i livelli, psichico, fisico, emotivo e spirituale. L'intero processo meditativo aiuta a rilassarsi e ad entrare in contatto con la coscienza. Più lo si approfondisce, più diventa una via che porta al nostro sé superiore. Lì dove quiete, amore, gioia sono una condizione naturale e ci sentiamo in unione con il tutto. Se vuoi scoprire un corso completo di meditazione per migliorare e guarire la tua vita, clicca nel link qui sotto in descrizione o nella i in alto a destra. Un abbraccio, a presto.